Buon pomeriggio e ben ritrovati ai telespettatori di Le Fonti TV. Siamo al secondo appuntamento con Agora Fiscale, il nuovo format ideato da Le Fonti per approfondire le tematiche che da un punto di vista fiscale sono di più stringente attualità. Per intraprendere questo cammino e questo approfondimento abbiamo scelto un partner che è AFI, Associazione Fiscalisti d'Impresa. Associati AFI si avvicenderanno nel corso dei nostri appuntamenti e ci aiuteranno un po' a capire e a decifrare quello che sta accadendo. Oggi parliamo di un argomento quanto mai attuale perché proprio da poco, il 30 giugno, è stata licenziata dalla commissione preposta la riforma, o per meglio dire, la proposta di riforma, della giustizia tributaria che nel piano del governo è visto come assolutamente, prioritaria. Ebbene, in realtà essere licenziata non è stata soltanto una proposta, bensì due. Quindi con i nostri ospiti proveremo proprio a capire come mai è successo questo e quali delle proposte dal loro punto di vista, quindi come fiscalisti di impresa, soddisfa di più le esigenze delle aziende e perché. Do quindi subito il benvenuto a Emanuele Marchini di Shell Italia, dove guida gli affari fiscali ovviamente per l'Italia. Benvenuto Marchini. Grazie, buonasera a tutti, grazie. Benvenuta anche Laura Greco, a capo invece degli affari fiscali di Vodafone Italia. Benvenuta. Buonasera, buonasera. Bene, io sono partita subito anticipando un po' il focus del nostro dibattito. Sono state licenziate dalla Commissione due proposte. Quello che chiederei subito a Marchini è provare innanzitutto a delineare un po' i contorni di entrambe per capire meglio quello di cui stiamo parlando. Sì, la Commissione, come diceva lei, ha licenziato la propria relazione il 30 di giugno e ha sostanzialmente, con forse un pochino di sorpresa negli addetti ai lavori, ha indicato addirittura due proposte, come dicevamo prima. La prima proposta è quella, nella buona sostanza, di mantenere l'ossatura della magistratura tributaria attualmente in essere, quindi con l'onorarietà dei magistrati tributari, soprattutto con appunto, un assetto totalmente invariato per il primo grado, mentre invece per il secondo sarebbe prevista l'immissione di giudici a tempo pieno, individuando anche una sezione speciale per determinate materie e per le liti di valore superiore a 25.000 euro. La seconda proposta è invece una proposta più radicale, di riforma più spinta, più marcata, perché prevede l'introduzione di una magistratura speciale, quindi di una magistratura professionale a tempo pieno, scelta tramite pubblico concorso. E questa proposta arriva anche a delineare una fase transitoria per i prossimi 5 anni, con dei collegi a composizione mista, quindi sostanzialmente un po' di quelli che stanno nell'assetto attuale e un po' quelli che invece appunto faranno parte di questa magistratura speciale, prevedendo tra l'altro il giudice monocratico per liti fino a 5.000 euro, quindi per liti di modesta entità, e l'istituzione per legge di una sezione tributaria della Corte di Cassazione. La Commissione, da questo punto di vista, entra poi in alcuni dettagli sui quali non mi soffermerei particolarmente, però intende porre l'accento, soprattutto nella propria relazione, argomentando che la seconda proposta, quindi quella più radicale, più spinta, chiamiamola così, non dovrebbe essere più costosa in modo significativo rispetto alla prima. Quindi arriva addirittura a prevedere una sua onerosità, ovviamente di massima. Certo, Greco, abbiamo detto e Marchini l'ha sottolineato, c'è stato anche dello stupore tra gli addetti ai lavori proprio perché nessuno si aspettava addirittura due proposte. D'altronde, e questo anche l'abbiamo ribadito, è assolutamente essenziale proprio nel piano di resilienza predisposto dal governo, individuato veramente come un obiettivo primario quello della riforma della giustizia tributaria. Quindi quello che le chiederei è come mai non si è riusciti poi a trovare una posizione unitaria? Voi quale idea vi siete fatti? Allora, diciamo che quando
quello che traspare dalla lettura della relazione è che, parto con una cosa positiva, cioè, è un'esigenza sentita, quindi c'è il consenso da entrambe, diciamo, chiamiamo queste due fazioni, sono appunto poi le padre delle due proposte, c'è un consenso sulla necessità di una specializzazione del giudice tributario, e questo direi che è già un ottimo risultato. C'è una consapevolezza comune sentita dalla commissione che la materia del diritto tributario sia una materia molto tecnica che necessita di competenze specifiche. Quello su cui non si è riusciti a trovare un consenso, da lì nascono le due proposte, è su come ottenere questa specializzazione. Da una parte, appunto, la riforma più radicale, che è quella portata avanti poi, diciamo, dalla componente dei professori universitari, diciamo, da un lato, e mentre quella più conservativa, che poi è quella che ha dietro invece i magistrati, vedono la fazione, diciamo, dei professori chiedono una specializzazione che nasca tramite concorso, mentre la fazione, diciamo, dei magistrati ritiene di poter consolidare la vocazione già esistente del giudice onorario. Non si è riuscito a trovare evidentemente, appunto, un consenso sulle modalità di specializzazione, perché di fatto probabilmente c'è una decisione politica importante da prendere, perché creare una sezione speciale di Cassazione diventa poi in fondo una decisione politica. Quindi fondamentalmente la sintesi è che c'è un consenso comune a riconoscere che la materia ha bisogno di specializzazione, c'è un dissenso su come intervenire per poter creare questa specializzazione. E probabilmente sarà risolta da una decisione politica, questo è anche auspicato nel testo della relazione. Guardando gli interessi dell'azienda, ovviamente la vostra operatività, quello che vedete sul campo ogni giorno, quali delle due proposte si avvicina di più a soddisfare le vostre esigenze nel momento poi in cui si entra in un'aula, in un dibattimento tributario? Vorrei chiederlo a entrambi e partirei da Greco. Certo, grazie mille. Allora, appunto, io rappresento il settore delle imprese e quindi parlo con la prospettiva dell'impresa e non ho dubbi a dire che l'esigenza sentita è quella di una riforma strutturale. Quindi, anche perché l'obiettivo, la commissione tecnica è stata istituita per poter risolvere con due richieste, dove avevo un duplice obiettivo: fare un'analisi, un assessment delle attuali criticità ed elaborare delle proposte che possono indirizzare le criticità e quindi di fatto innalzare il livello di qualità del giudizio tributario e la velocità e ridurne i tempi. Una riforma come quella che lascerebbe di fatto lo status quo, salvo insistere sulla vocazione tributaria dei giudici di secondo grado, non è una riforma strutturale, mentre le criticità che sono emerse sono criticità strutturali, quindi non posso pensare di indirizzare criticità strutturali, quali la lentezza del processo tributario e la bassa qualità dei giudizi. Per darvi un dato, più del 50% dei giudizi di secondo grado vengono ribaltati in Cassazione, quindi abbiamo proprio un problema di qualità, ma su tutti i gradi di giudizio. Se voglio affrontare queste criticità, lo devo fare con una riforma che sia strutturale, cosa che appunto non è la proposta di consolidare un giudice onorario tributario. Questo perché? Perché il giudice onorario tributario di secondo grado di fatto non incide né sul primo grado di giudizio né sulla Cassazione, è una persona che viene dedicata sia a tempo pieno ma viene dedicata a tempo determinato e quindi di fatto non avrà mai modo di consolidare la sua specializzazione. Inoltre, se togliamo anche la possibilità di un percorso di carriera simile agli altri giudici, di fatto chi sceglie il diritto tributario si vedrebbe penalizzato nella carriera perché si fermerebbe al secondo grado, quindi anche, diciamo, l'appeal che può creare questo tipo di percorso professionale non è certamente quello che crea un filtro di qualità
sulle persone che poi si applicano in questa strada. Quindi, come sappiamo, è una strada che non solo ha bisogno di grande passione, ma anche di grande dedizione a tempo, per un periodo, diciamo, permanente, direi. Certamente. Marchini, è d'accordo anche lei sulla via radicale come la migliore per soddisfare le vostre esigenze? Vuole aggiungere qualcosa? Sì, certamente. Sono assolutamente d'accordo con Laura. È assolutamente necessario ed è auspicabile una riforma assolutamente coraggiosa. Quindi l'impostazione di una magistratura specializzata e speciale in tutti i gradi di giudizio. Tutti. Dal mio punto di vista, la difficoltà principale, io lavoro in un'impresa multinazionale, lavoro in Shell, la mia difficoltà principale con i miei interlocutori stranieri è nello spiegare che il contenzioso tributario italiano è nella buona sostanza imprevedibile. Ce lo riferiscono anche i nostri consulenti, lo è molto di più del contenzioso civile, mentre invece, sul quale invece ci si fa un'idea molto più precisa anche durante lo svolgimento della causa. Questa incertezza ha ovviamente degli effetti sulla credibilità del sistema paese, ma genera anche delle difficoltà operative. Mi soffermo su una cosa sola. Le aziende che redigono il bilancio secondo gli US GAAP hanno bisogno di una previsione di successo in termini percentuali per calcolare correttamente degli eventuali accantonamenti. Questa percentuale però non può essere affidabile nell'attuale sistema. Credo che la specializzazione spinta della magistratura tributaria potrebbe rimuovere queste incertezze, perché i giudici sarebbero sicuramente più preparati, più specializzati e produrrebbero delle sentenze di migliore qualità. Laura ha già ricordato un dato veramente impressionante sull'annullamento delle sentenze di merito da parte della Cassazione. Io credo, e mi soffermo ancora un secondo, credo che la magistratura specializzata poi possa essere ancora più efficace se sia coniugata ad altre proposte della Commissione. Per esempio, la Commissione riconosce che la qualità della normativa fiscale come è oggi deve essere migliorata, perché abbiamo delle norme troppo farraginose, troppo spezzettate in decine e decine, se non centinaia di diversi provvedimenti. E addirittura la Commissione ricorda che è necessario creare una efficace e completa banca dati delle sentenze e degli orientamenti prevalenti delle commissioni tributarie, perché attualmente questa banca dati di fatto non esiste o esiste in modo non ottimale. Concludo dicendo che una delle ulteriori proposte della Commissione che mi trovano assolutamente d'accordo è quella di dotare il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria di un proprio ruolo di dirigenti e impiegati, dando praticamente a questo Consiglio l'indipendenza dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, perché attualmente tutti i suoi impiegati sono impiegati nei quadri del Ministero. Marchini, vorrei fermarmi sempre da lei, perché ha detto una cosa molto interessante: come azienda internazionale, una delle cose che ci vengono più spesso lamentate, dette, è il fatto dell'imprevedibilità del giudizio, e quello chiaramente riguarda tutte le aziende, non soltanto quelle internazionali, e crea effettivamente un impasse nel sistema italiano a tutti i livelli di giustizia. Chiaramente però l'azienda non ha come priorità e obiettivo quello di arrivare al contenzioso, ma piuttosto provare magari a prevenirlo. Vorrei quindi provare a fermarmi un po' sugli strumenti di deflazione in realtà del contenzioso. Si può fare qualcosa? C'è qualche strumento che, come dire, dà alle aziende la possibilità appunto di non arrivare poi al giudizio in aula e con tutta l'imprevedibilità che da questo ne consegue? Sì, ci sono degli strumenti che sono già in essere, che però potrebbero essere certamente potenziati e ampliati. La stessa Commissione, nella sua relazione, si capisce molto chiaramente, ha dedicato parecchio tempo ad analizzare questi istituti, proprio per prevenire, come diceva lei, il contenzioso.
posso ricordare, sempre leggendo la relazione, alcune iniziative che vengono proposte dalla Commissione stessa, che ovviamente vengono sottoposte al vaglio della politica. Innanzitutto un intervento più di natura legislativa, cioè quello di riconoscere nello statuto del contribuente il diritto ad essere ascoltati prima che sia adottato un qualunque atto impositivo relativamente a qualsiasi tributo, sancendo la nullità di questi atti impositivi qualora appunto il contribuente non sia stato sentito. Ci sono poi delle cose ancora più pratiche, ancora più vicine alla realtà del contenzioso e del precontenzioso tributario di tutti i giorni. Innanzitutto un rafforzamento dell'autotutela e dei poteri di autotutela, perché l'amministrazione spesse volte si trova a suo malgrado quasi incastrata in dei contenziosi o in degli atti che magari sono particolarmente corposi da un punto di vista di importi e i funzionari non hanno, non dico il coraggio, però hanno paura a procedere all'annullamento in autotutela. C'è poi l'istituto della mediazione, che è un istituto che nella sua versione attuale è applicabile a liti fino a 20.000 euro, quindi soprattutto appunto a quelle, alle liti più piccole. Però questo istituto, e qui lo dicono i numeri che la Commissione ha raccolto attraverso le varie audizioni, il numero dei ricorsi tra il 2013 e il 2020 si è ridotto notevolmente, nell'ordine di decine e decine di punti percentuali, grazie alla mediazione. Quindi la Commissione raccomanda di incentivare l'utilizzo della mediazione, però consiglia anche di non creare degli organi collegiali per questa mediazione, perché si creerebbero delle difficoltà organizzative che la Commissione giudica di non poco conto. E c'è poi una quarta linea di intervento, a parere sempre della Commissione, che è quella della promozione di un ulteriore istituto, che è la conciliazione, con delle norme ad hoc. Per esempio, la Commissione propone di addossare alla parte del contenzioso che rifiuta la conciliazione l'intera somma delle spese di giudizio, addirittura con una maggiorazione fino al 50%. Devo dire che noi come AFI ne abbiamo discusso anche con, appunto, non solo con i nostri associati, ma anche con i nostri consulenti, e ci riconosciamo in questa visione della Commissione, proprio perché la realizzazione di queste quattro linee guida che ho appena elencato, a nostro avviso svuoterebbe le aule delle commissioni tributarie e quindi creerebbe quella capacità delle commissioni di gestire i contenziosi realmente importanti, i contenziosi di maggiore rilevanza e quei contenziosi dove obiettivamente non è possibile trovare una conciliazione delle posizioni tra il contribuente e l'amministrazione. La ringrazio Marchini, io provo a spingermi ancora un passo oltre. Siamo partiti dal contenzioso, passati dagli strumenti deflattivi, adesso vorrei fare appunto un passo in più e in una situazione drammatica come quella che stiamo vivendo post-Covid, in cui da tanti punti di vista le situazioni vengono quasi congelate in attesa proprio di capire quello che poi succederà al tessuto imprenditoriale, le vere ripercussioni che ci saranno. Vi chiedo in particolare a Greco, è possibile ipotizzare una tregua fiscale? Penso per esempio a una forma di condono delle liti. Si sta lavorando, ci sono proposte anche in merito a quello? Allora, certamente il Covid tra le sue conseguenze ha portato con sé un ulteriore problema che non è separato rispetto a quello di cui abbiamo parlato fino ad oggi, visto che ha aggravato una delle criticità che sono già emerse agli occhi dei membri della commissione tecnica, ovvero appunto il fatto che i nostri gradi di giudizio sono intasati, ed in particolare il grado di giudizio della Cassazione è veramente, dopo vi darò dei numeri, ma è un caso direi unico in Europa sicuramente. Il Covid cosa ha fatto? Il Covid ha sospeso i termini per la notifica degli accertamenti a partire dai primi mesi del 2020, diciamo da marzo 2020. Questo che conseguenza porta? Porta che c'è una stima
di circa 15.000 atti di accertamento per anno che sono di fatto in cantiere pronti per essere spediti, 15.000 atti all'anno che diventeranno contenzioso molto probabilmente per larga parte, contenzioso che andrà avanti per tutti i gradi di giudizio, quindi stiamo parlando di 2 anni per il primo grado, 3 anni per il secondo, arrivare in Cassazione. Già oggi la Cassazione ha circa 55.000 ricorsi pendenti da più di 10 anni, larga parte di cui sono contenziosi per valore veramente basso. Quindi la Commissione di fatto prende atto che 55.000 ricorsi pendenti non sono un arretrato gestibile, ma non per scarsa la Corte di Cassazione, è una numerosità impossibile da gestire. Quindi va da sé che una delle riflessioni che pone la Commissione è quella di poter pensare a smaltire questo arretrato e uno degli strumenti che è stato utilizzato in passato è sicuramente quello, diciamo, del condono sugli dipendenti. Lato, diciamo, impresa, quello che posso dire è che sicuramente è uno strumento che prevede una scelta politica di fondo. La Commissione è una proposta, diciamo, per fare cassa, ma sarebbe una proposta per effettivamente poter calare a terra la riforma, cioè senza riuscire a smaltire questi 55.000 ricorsi è veramente impossibile pensare ad avere una riforma che in tempi ragionevoli possa effettivamente raggiungere gli obiettivi che si è posta. Quindi deve essere quindi su quel livello di giudizio, che è quella Cassazione che è più intasato, e deve essere anche un condono che abbia un certo appeal, quindi abbia delle condizioni favorevoli. Ad esempio, se io contribuente ho vinto in secondo grado, a quell'attività di buone devo essere incentivato, ho già vinto in secondo grado, magari lì le condizioni per chiudere devono essere particolarmente agevoli. Dall'altro lato si può prevedere, ad esempio, che l'amministrazione finanziaria che è soccombente in primo e in secondo grado, se vuole andare in Cassazione, debba in qualche modo avere un aggravio anche solo procedurale. Quindi, diciamo, sicuramente post-Covid, il Covid ha creato in sintesi un accumulo di atti che stanno per arrivare, che andranno a intasare un grado di giudizio che è già di fatto stagnante per questo arretrato. Quindi lato mio, come penso tante altre aziende, siamo assolutamente favorevoli a una prova di condono che sia fatta con le condizioni giuste per poter effettivamente, diciamo, dell'operato della giustizia tributaria. Chiarissimo, grazie Greco. L'ultima parte abbiamo avuto qualche leggero problema di linea, ma è chiaro il fatto che ci devono essere delle proposte concrete che chiaramente tengano presente anche la diversa natura delle aziende. Oltre questo ci abbiamo alla chiusura del nostro dibattito, vorrei però chiedere velocemente, in maniera flash, a Marchini, quali altri cambiamenti affinché poi queste proposte trovino anche un terreno fertile su cui attecchire, sarebbero necessari? Cosa bisogna fare per far funzionare in maniera più corretta la giustizia tributaria, al di là appunto di queste proposte in essere? Sì, molto velocemente, la Commissione, le riepilogo velocemente, la Commissione stessa nella sua relazione ha detto molto chiaramente che ci sono alcune condizioni alla base del successo della riforma. Le abbiamo già toccate in questa mezz'ora insieme, però ci sono a monte il rafforzamento della certezza del diritto e quindi della qualità della normativa fiscale.
sempre a monte c'è la dotazione di personale amministrativo per il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, e a valle c'è una formazione dei giudici tributari e un monitoraggio della giurisprudenza che sono appunto ancora da realizzare. Io credo, se posso aggiungere un mio personale pensiero, che ci sia un'ulteriore condizione per il successo, che la Commissione forse non ha toccato in quanto fuori dalle sue competenze e dal compito assegnato ad essa. È probabilmente necessaria una maggiore qualità degli accertamenti fiscali. Oggi, con tutto il rispetto per le tantissime persone che fanno un ottimo lavoro all'interno dell'amministrazione finanziaria, ancora oggi, sia pure meno che in passato, ci sono degli accertamenti che obiettivamente non hanno grande dignità tecnica e grande terreno. Quindi su questi accertamenti poi si innescano quelle cose che abbiamo già ricordato nel corso delle precedenti domande. Quindi se c'è un accertamento molto grosso, sono sempre più numerosi, ma ancora piuttosto rari, i funzionari che hanno un po' il coraggio, i funzionari superiori che hanno il coraggio di dire no, questo accertamento non va bene, annulliamolo in autotutela. E quindi si ingolfano le commissioni, perché poi le aziende o i contribuenti in genere vanno ovviamente a ricorrere contro questi accertamenti. Credo che se ci fosse una maggiore formazione e anche probabilmente una revisione dei target dell'amministrazione, probabilmente vedremo dell'accertamento di maggiore qualità e quindi con un numero di ricorsi inferiore, magari coniugato con quegli istituti deflattivi del contenzioso stesso, come la mediazione e la conciliazione, che abbiamo visto sinteticamente prima. Di cui abbiamo parlato. Bene, allora noi ci auguriamo che presto una delle due proposte trovi appunto uno sbocco concreto, trovi la luce. Aspettiamo la decisione di governo e Parlamento a riguardo. Io ringrazio chiaramente i nostri ospiti per aver approfondito con noi proprio le peculiarità di entrambe le proposte, quindi grazie Emanuele Marchini di Shell Italia, grazie di essere stato con noi. E grazie a Laura Greco di Vodafone. Grazie Greco. Grazie, mi spiace per la connessione, grazie mille. Sono cose che in diretta possono succedere, ci mancherebbe altro, ma abbiamo capito molto bene il messaggio. Poi ormai siamo abituati a connessioni ogni tanto altalenanti. Buon pomeriggio a voi e buon pomeriggio chiaramente a tutti i telespettatori di Le Fonti TV. Gli appuntamenti sono domani con i mercati. Arrivederci.